cosa sei? E cosa sei? Cosa sei? Muovi, tempo per pensare non ce n'è più. Tutta una vita per essere te, su in un posto che il caso ha scelto per te. E il tuo destino è scritto nel tempo che deve essere ancora vissuto. E ancora una volta ti districhi nell'incompiuto. Sprazzi di coscienza apparentemente insensati si compongono nell'incoscienza dell'attimo che li costituisce. Che cos'è il bello? Dove sta il senso del profondo? Di quello che realmente appaga un senso di appartenenza, di riconoscimento. Che cosa scrivi? Perché lo stai scrivendo? E tutto quello che sei non può essere contenuto in un testo, neanche lontanamente in un linguaggio codificato, in metriche rigide, resta vigile che l'equilibrio è fragile, l'inconscio guida i tuoi passi dal tempo scanditi, spingiti oltre i limiti del pensiero, affronta il vuoto, la paura dell'ignoto, sei tu il guerriero che accompagna la tua luce fioca nel tempo, scandiscilo adesso, compi viaggi onirici, con gli occhi sempre vigili, il tuo patto con te stesso si dimostra sempre lo stesso, hai perso una parte del tuo viaggio, ritrovi un'anima al passaggio, cogli la tua anima a lungo raggio, spezza le catene dell'oltraggio verso un'anima che si è viziato ingiustamente. Dolore su dolore per appagare il corpo, il vizio e la mente, giocando inconsciamente sul legame, quanto ne eri consapevole, quanto ami quell'anima, quanto ne apprezzi la grandezza e solo magra inconsistenza di aver trovato un tuo abbraccio. Quanta magia in un contatto interno, non è fatto di cervello, c'è un'energia che trascende il fisico, ma restiamo legati alla carne, maledetta carne, ma quanto ami quell'anima, cosa sei disposto a sacrificare di te stesso, e lei te lo sei chiesto. Cazzo, te lo sei davvero chiesto, se arriva davvero al tuo interno, se accarezza il tuo cuore con il suo abbraccio, è solo il tuo desiderio, se è solo il desiderio di un abbraccio, che riempie il vuoto perenne, creato già dalla partenza, in ogni fisica essenza. Cosa guardi, cosa cerchi, cosa senti, cosa impegni nella ricerca di te stesso, cosa costruisci e perché lo fai, cosa crei, cosa distruggi, quanto dolore causi, il pianto dell'anima non può essere ignorato. Non è facile dimenticare! Una vita deve poi finire! Il tuo corpo dovrà poi invecchiare! Resterà la verità delle parole! Che queste rime guidino i tuoi passi! Come sassi scagliati contro il buio che si cela dietro un respiro qui si gela! Siamo solo in volo verso pianeti interni, fatti di spazi vuoti e geli d'inverni. Apri la porta dei tuoi spazi, legami interni da ricercare. Il tuo amore non dovrà finire necessariamente con il tuo trapasso. Porta spasso pensieri, parole, indicazioni, linee guida che impediscono agli errori di manifestarsi. Stati di anima e catarsi, il mondo dovrà poi cambiare, esplodere, in conclusione morire. E chi decide di porre la parola fine ad una scena che ci trasciniamo nei secoli, nei millenni? Cos'è l'uomo se non è essenza dei suoi sogni? Siamo esseri atomici, sguardi comici in un dramma infinito, il mistero non è mai finito. Trascendiamo nei nostri corpi, siamo luci, esseri informi che si vincono in attimi eterni. Siamo angeli, demoni redenti. E cosa sei? E cosa sei? E cosa sei? Non è facile dimenticare in un colpo solo il passato. Non è facile non accettare, rendere pieno di senso il futuro, aprirsi a una nuova vita, raggiungi il cielo, abbandona la carne, dannato stupratore incallito di cuori, in cose ti differenzi dagli animali che giudichi puntando il dito, sei forse peggio tu, sei tu forse peggio, fuggi da tutto questo, cerca la salvezza, aiuta il prossimo, aiuta con quello che puoi dare, con quello che devi dare, perché quello è il tuo scopo, tutti dovrebbero dare ciò che di più prezioso hanno, apriti con coraggio, sei forte abbastanza da coprire ogni calunnia, credici, lo puoi fare, ma cosa vuoi dare? Cosa? Torna sulla terra e pensa a vivere passo dopo passo. Pensa a crescere passo dopo passo.